Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 3 e ovviamente continuiamo la nostra avventura. È stato un po' particolare tutta questa fase di gioco perché ci sono stati diversi avvenimenti, primi colpi di scena, prime robe strane, quindi la trama si sta iniziando ad infittire. E questo ci piace perché ovviamente i vari Shuikoden sono celebri per questo, per avere queste trame che poi esplodono tutto in una volta, no? Quindi siamo scappati dalla città di Zexen e ora stiamo ritornando praticamente a casa. Siamo stati seguiti. Sembra che le parole qui non siano ancora arrivate, cioè sembra che la voce non sia ancora arrivata qui. Però we're being followed, forse volevo dire, vabbè. Certo, se fossimo stati in guerra, questo era il forte, sarebbe stato, diciamo, fortemente difeso, però ancora non lo è. Quindi vuol dire che ancora siamo in salvo. Dice sì, dice giusto. Dice, non attirate l'attenzione, cercate di essere normali e camminate piano. Giusto. Giusto, giusto. Dice, è finito di ripetere. Andiamo. Fubar. Tu potresti non correre abbastanza lentamente da non attirare l'attenzione. Quindi dovrebbe volare? Ecco, infatti, vedi queste mura? Cerca di volare oltre queste e aspettaci. Ritorneremo, vabbè, ci incontreremo, diciamo, dall'altro lato e va bene così. Muoviti prima che il nemico ti possa vedere. Perfetto. Ecco, e lui invece proprio va dritto per dritto. Dice vola costeggiando le mura. No, quello proprio ha attraversato così. È proprio easy. Molto easy. Ok, qui siamo entrati. Ovviamente controlliamo che non ci sia nulla di strano. Tu, bambina, bambino, no. Va benissimo così. E da qua ce ne possiamo andare. Che gli sta prendendo? Oddio, lì c'è un soldato sconsolato. Come che ha? Ah, che ancora tutti quanti stanno mangiando. Ok, ci siamo. Piano, piano, non ancora? Lulu, zitto. Ok, va bene. Sconsolato, poverino. Oh, non ne sono abbastanza sicuro di tutto ciò. Ci muoviti. Aia, sergente, smettila. Stai facendo troppo rumoroso e diciamo, ti stai comportando in modo innaturale. Potrebbero trovarci in qualsiasi minuto. Ti preoccupi sempre, Lulu. Ecco. Ah, sono arrivati. Devono essere, diciamo, andati da quella parte. Ecco, ora li azzicca. Dice, se solo il fato fosse dalla nostra parte, il fato ce li consegnerebbe tutti e tre in un colpo solo. Perché qua va avanti da solo? Non capisco perché va avanti da solo. Boh. Aia.
Salve, signor Cavalieri, per favore, perdonate la mia, diciamo, intromissione. Ma voi siete i famosi sei cavalieri di Zexen, Sir Leo e Sir Percival? Sì, siamo noi, che è successo? Sembra proprio. Via, scappiamo. Percival. Non mi avevi mai detto che tu avessi un sesto senso. E anche se fosse, non sembra, diciamo, che l'idea ti abbia colpito più di tanto. Che cosa c'è da essere così contento? Il fatto che appunto li hanno trovati. E mo? Da quale parte? Non ho mai rincorso nessuno di così veloce. Nessuno così veloce. Ai 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 ai. Levatevi. Qua fa male. Non sei neanche tu così soffice. Sarò schiacciato come un acino d'uva se non vi spostate. Oh, mi dispiace, Hugo. Ehi, fermi un secondo. Oddio, dove sono caduti? Dove siamo? Sembra un passaggio per uscire dal forte. Deve essere molto vecchio. Questi cavalieri non ne conoscono, non lo conoscono. Quindi possiamo attraversarlo per andare via? Beh, sembra che sia l'unica strada non sorvegliata che appunto loro non conoscano. Scusa, se vado di qua? No, quella via è inutile, ci catturerebbero di sicuro. Sì, però io dovevo controllare un attimo. Ah, ci sono incontri casuali. Ok. Quindi viene considerato come dungeon. E sono poisonato, quindi. Ci teniamo il bel poison per il momento. Quanto abbiamo di HP? Allora, curiamo Lulu. Non ho antidoti, quindi purtroppo devo far scorrere il veleno fino a quando non scade. Credo che siamo però vicini all'uscita. Ok, il veleno è finito, quindi. Tanto siamo strapieni di medicine, però usiamole. No, qua non c'è nulla. No. Sembra un'uscita. Quindi possiamo tornare alle Grasslands. Potrebbe portarci indietro nella direzione di Vinay del Zexai. Dice, hai ragione. Probabilmente no, ma non sarebbe grandioso. Quindi stiamo tornando indietro? È la nostra unica possibilità. Cogliamola. Pronto.
aria fresca. Quel tunnel, diciamo, faceva schifo. Dice, durante le pulizie di primavera non l'hanno tenuto abbastanza d'occhio. Quindi da che parte siamo finiti? Verso le Grasslands o verso Zexen? Mi sa che siamo verso le Grasslands. Per esserci Fubar. Quindi se Fubar è qui, siamo... Oh, ringraziando gli spiriti, siamo dalla nostra parte. Quindi possiamo tornare indietro alle Grasslands. Sì, dobbiamo fare il ritorno. E anche velocemente. C'è qualcosa di sbagliato in questo momento. Dice, lo sento nelle mie piume. Ok, Fubar è arrivato. Ovviamente mounted. Anche se mounted in realtà non mi conviene più di tanto, forse. Perché mounted mi fa perdere praticamente un attacco. Mentre invece, ecco, se li metto così è meglio. Ma scusa, ma da qua non ci posso tornare? No, proprio devo fare necessariamente da qui, poi devo tornare lì. Vabbè, rip. Allora, intanto io sicuramente torno indietro al villaggio delle papere, perché posso apprendere nuove tecniche, posso apprendere nuove cose. Farò un po' di level up, farò un po' di roba. Ok, ci siamo quasi. Nice. Ah, ecco, vedi, c'era un filmato. Guarda, che cos'è? Deve essere Yugo. Sergente, che diavolo? Sbrighiamoci e stiamo in guardia, Yugo, Lulu. Oddio, gli hanno dato fuoco al villaggio? Allora, il salvataggio effettivamente io lo sfrutterei perché comunque sia... Diciamo, rifare tutta quella parte di prima, anche no, nell'eventualità dovessi appunto crepare o quello che era. Ok. Ho sbloccato Shredding come magia vento. Quindi ora si vola. No. No, mi è andato direttamente al villaggio dei Caraia. Vedi, a fuoco. Sapevo che quello era il colore del fumo, ma perché? Il nostro villaggio sta bruciando. Ecco, i disastri stanno cominciando. Oh no, e che è successo alle nostre famiglie? Lulu! No, aspettaci! Zexens, che è stato del mio messaggio? Oh no! Il fratello di Lulu. Questa ferita viene da una spada. Il nemico potrebbe essere ancora qui. State allerta. Ah no, non è lui. Ah no, questo è un villaggio, è un popolano comune. E mi sembrava lui dei capelli biondi. Ah, guarda chi è. Oh no. Questo villaggio. Faremmo meglio di andarcene prima che venga distrutto. Tu, devi essere stata tu. Oh cazzo. No, Lulu. Vabbè che mi stava antipatico, però Madonna, addirittura ucciso così? Non ci credo.
Che tra l'altro lei è l'altro personaggio che dobbiamo comandare noi, quindi vedremo la storia anche dal suo punto di vista, praticamente. Lu. Lulu. No, Lulu, no. Minchia, l'ha ammazzato veramente. Perché? Perché è dovuto succedere tutto questo? Sono andato a Zexen per fermare questo. Perché loro non hanno preso alla lettera, cioè non hanno ascoltato il mio messaggio? Perché? Io non volevo. Minchia, you'll pay dearly. Posso. Oddio. No, vabbè, aspetta. Perché? Ti chiedo perché. Non sapevo che il bambino stesse attaccando me. Dice, questa è una bugia. A quanto pare, diciamo, dire le bugie è abbastanza facile per voi. No, non è vero. Hugo. Sergente, lasciami andare. Non è sola. Facciamo in fretta, capitano. I rinforzi nemici stanno per arrivare. Mi dispiace, ragazzo. Ferma. Devi dirmi il perché. Mi dispiace. Ma devo tenerti d'occhio così come voleva Lucia. Siamo rimasti soltanto io, tu e Fubar. Non possiamo vincere, non oggi. Per adesso pensiamo soltanto a Lulu. Ma ci sono rimasto di merda che l'ha sciottato così. Minchia, li hanno seppelliti a tutti. Cioè, proprio, è morto proprio, definitivamente. Madonna, che brutta fine che ha fatto Lulu. Per questo, dice, il rituale giusto dovrebbe essere letto, comunque dovrebbe essere effettuato. Gli spiriti possano perdonarci per adesso. Perché non hanno fatto il rituale, ovviamente. Dice, dovremmo fare un rituale appropriato per queste situazioni. Non l'ho protetto, non sono riuscito a proteggerlo. Mia madre, sua madre, l'avevo promesso e ho fallito. Perché Lulu? Perché adesso? Siamo stati insieme proprio fino a ieri. Non avrei mai pensato che vi potessi lasciare in questo modo. Lasciarmi insieme al vento, perché io. Non essere così duro con te stesso. Sei solo. Diciamo, tu sei solo ancora un assistente, un apprendista. Cosa ti fa pensare che avresti potuto proteggere qualcuno? Sei molto bravo nella caccia, ma quello che succede qui è guerra. La tua giovinezza ti fa pensare di essere invincibile. Cacciare non è guerra. Morire durante la caccia è diverso che morire durante la guerra. Se qualcuno, diciamo, nominasse, diciamo, attaccasse il proprio nemico, incitandone il nome in questo modo, così come ha fatto Lulu, doveva necessariamente aspettarsi che la sua vita sarebbe stata in pericolo. Un guerriero accetta il suo modo di morire.
quando tu, diciamo, sfili o comunque quando tu estrai il tuo coltello per la guerra, la tua vita è praticamente appesa a un filo. Per vivere come un guerriero devi essere d'accordo col fatto che appunto questa è la dura verità, è la fredda verità. Ovvero che si può morire in qualsiasi istante. Yugo, non puoi restare qui per sempre e compiangerti. La forza dei Karaya non tornerà, diciamo, non tornerà indietro. Faremmo meglio tornare al mio villaggio. Va bene, molto bene. Dice, mi rifiuto di camminare a fianco a quella faccia. Mettiti in piedi e cerca di, diciamo, cerca di essere un guerriero. No, minchia, ma Lulu spento così mi ha traumatizzato. Non pensavo. Cioè, non mi stava simpaticissima, lo ammetto. Però non pensavo neanche così. Cioè, così bruscamente eliminato. Ah, è finito il capitolo. Quindi tecnicamente io potrei fare un altro capitolo. Però no, io voglio continuare un capitolo alla volta. Credo che sia la cosa più ordinata. Leggi la bio. Ah, ecco, vedi, ti fa un riassunto. Un riassunto di tutto quello che è successo. E no, vabbè, andiamo col capitolo 2. Eh sì, continuiamo. Allora, dobbiamo andare verso questa zona. Certo, continuiamo il capitolo, non assolutamente sì. È vero che avrei potuto fare il capitolo 1 di Chris per vedere il suo punto di vista, però io preferisco andare in maniera ordinata, preferisco fare capitolo per capitolo. Preferisco andare in ordine, fare capitolo per capitolo e poi capire tutta la storia insieme, sperando di non avere spoiler degli altri personaggi, perché effettivamente se si incontreranno in altri modi è probabile che si possano avere degli, diciamo, degli spoiler. Ovviamente presentazione del nuovo villaggio. Non tornavo da anni. Sergente, sergente, ma che tempismo perfetto. Ci servi, se ci serve il tuo aiuto per una volta. Niente sembra poterla soddisfare. Sembra una perdita totale. Abbiamo bisogno di te, sergente. Sono appena arrivato e già il dovere chiama. Per favore, tu sei la nostra migliore speranza. Non abbiamo tempo per altri spostamenti. Vieni, in fretta. Diciamo, per altri ritardi, in realtà. Delays, inteso appunto come ritardi. C'è un po' di casino lì. Ma se io prima voglio farmi un giro da un'altra parte, posso? Si può? Io ancora dovrei capire come funziona sta lotteria. Cioè, se io vado a vedere i risultati della lotteria, io qua i ticket non ce li ho. Cioè, io li ho presi nella città. Quindi dovrei comprarli qua in teoria, giusto? Vedi, Sales Period 93. Cioè, se io compro 5 ticket random. Ah, vedi, 90, 91 e 92. Quindi devo aspettare quando esce la 93. E come faccio ad aspettare? Forse la locanda? Forse devo far passare del tempo vero e proprio. Allora, io qua avevo incontrato anche degli altri personaggi in realtà.
E li avevo incontrati qua, uno qua dentro. Non so se però ora forse... vedi, è ancora qua. Sto facendo pratica. Non venire troppo vicino, finirai per ferirti. No, ok, non... niente. Madonna, è identica a Tomola, la figlia praticamente di Zai, lei. E poi ce n'era un altro lì nella locanda che era il giovane investigatore che però è sparito adesso. Perché là alla locanda c'era appunto l'investigatore che ora però se n'è andato. Spero che avendogli parlato lo possa reincontrare poi. Ah, eccolo. Ah, vedi, se hai qualche caso irrisolvibile fai pure il mio nome. Allora, se io invece faccio stay, sì. No, di salvare non mi interessa. Ok, vediamo se effettivamente funziona così. Perché io tecnicamente ho fatto passare un giorno, quindi in teoria l'estrazione adesso dovrebbe funzionare, giusto? No, ancora siamo al 92. Vedi, sia il period 93. Però ancora non sono usciti i risultati. Vabbè, niente, scherzavo. Di qua c'è il trading che non mi interessa. Ok, andiamo di qua. Ecco, Don Quixote. Lily, che carina lei, mamma mia. I capelli rossi, è buona, forte. Ve lo richiedo un'altra volta. Ma non me lo fate ripetere di nuovo. Dov'è il Flame Champion, il campione della fiamma? Qualcuno di voi può rispondermi? Come facciamo a saperlo? Dovete sapere qualcosa. Però per qualche ragione vi rifiutate di dirlo. Perché state facendo così? Non possiamo dirti qualcosa che non sappiamo. Quindi non volete proprio cooperare, eh? Chi è questo Flame Champion? Tu lo conosci, sergente? Le cose che non insegnano ai ragazzi in questi giorni. Oh! Oh cielo, lui non è una papera, grazie a Dio. Lasciatemi passare. Ne ho avuto abbastanza di voi uccellacci. Pensavo ci fossero soltanto delle papere qui. Sono contenta che mi fossi sbagliato. Tu sei? Ecco, chi lo chiede? Chi me lo chiede? Dici prima chi sei tu. Io? Io sono Lily Pendragon, la figlia di Gustav, presidente della Repubblica di Tinto. Della di Tinto? E adesso qual è il tuo nome? Di Tinto? Quindi viene dalla regione di Shuigoden 2. Sono Yugo, figlio di Lucia, capo del clan de Caraia. Il clan de Caraia? Mai sentito. Se lei viene da Junon... comunque, Yugo, ho una domanda per te. Dimmi che cosa sai di... Milady, abbiamo ottenuto delle informazioni. Ah, proprio mentre stavo arrivando a qualcosa... Mia signora, grazie per la sua pazienza. Le sue cose sono nella sua stanza. Comunque, Milady... Non dovrebbe rimanere nella parte, in una parte del letto, non dovrebbe diciamo sdraiarsi, comunque non dovrebbe riposarsi nella parte del letto vicino all'acqua. Le nostre opinioni sono limitate qui. Pensate che io sia completamente rimbecillita? Serve che io vi ricordi il fatto...
che voi mi abbiate chiesto ciò che io volevo come risposta, giusto? What? Che cazzo sta dicendo? Voi due. Bene, fatemi vedere. Da che parte? Da che parte? Da questa parte? O questa parte? Milady, aspetti. Chi o cosa sono quelli? Ok, quindi in teoria qua abbiamo fatto. Allora, io vado un attimo in libreria e mi vado un po' a potenziare. Non c'era niente di meglio? Questa stanza è così, diciamo, piccola. Per favore, ci capisca, cioè ci comprenda, Milady. Per favore. Sei ancora impegnata a lamentarti? Oh, voi? Che c'è? Ah, vuoi finire la chiacchierata di poco fa? Ok. Bene. Potremmo parlare tranquillamente qui. Qui abbiamo, diciamo, un po' di privacy. Fuori tu eri ansiosa di parlare... Eh? Hai detto qualcosa per me? Un po' razzista? Forse no? Perché siamo, diciamo, nel cortile, nella parte posteriore? Milady, questa costruzione non è, diciamo, la nostra priorità. La nostra è, diciamo, più isolata in questo caso. Non è più accettabile? Quanto isolata? Cioè, quanto isolata in generale, diciamo, in questo quartiere di schiavi? Come avete sicuramente immaginato, avrei sicuramente preferito diverse, diciamo, accomodamenti. Infatti hanno preso, diciamo, un alloggio privato. Quindi, di che cosa vogliamo discutere? Volevi parlare riguardo il Flame Champion? Ma certamente che voglio parlare di ciò. Se conosci il Flame Champion, riceverai una ricompensa. The Flame Champion? L'eroe di cui i nostri nonni ci parlavano? Non mi aspettavo un argomento del genere da tipi come te. Sì, io, diciamo, io parlo del campione, del Flame Champion e del fuoco che lui era in grado, diciamo, di portare. They are very much alive, sembra che siano, diciamo, ricordi vivi. O così i miei informatori mi hanno detto. Ho viaggiato per tutto il tempo da Tinto per raggiungere un posto come questo. Ancora vivo? È ancora vivo il Flame Champion, ma la tua matematica ti ha sicuramente tratto in inganno. Chi è il Flame Champion? Eh? Oh, è vero. Ovviamente voi non potete conoscere il Flame Champion, che è un eroe di oltre 50 anni fa, che ha praticamente distrutto le forze di Armonia che hanno invaso Grassland a quel tempo. Le forze di Armonia? Sì, lui ha praticamente condotto i portatori di fuoco contro il nemico. Il nostro clan è stato il primo delle Grassland a diventare alleato del portatore di fuoco. Mi suona davvero come un vero eroe, un grandissimo eroe. Lo è stato davvero.
Dopo che la guerra di Armonia, dopo che, diciamo, dopo il termine della guerra di Armonia, è sparito senza traccia. Ma stanno parlando di MacDol, del primo. Perché, scusa, il regno di Armonia l'ha combattuto MacDol. Tutto ciò è stato tanto tempo fa. Se fosse ancora vivo oggi, non assomiglierebbe proprio a un guerriero. Ah, così dice, così è quello che pensi. Io la penso diversamente. Che cosa? Tutto è cominciato quando i banditi hanno attaccato una delle nostre caravane. Uno di questi banditi è andato, diciamo, è scappato. Aspetta, one of those bandits turned out to be none other than. Ah, uno di questi banditi. Praticamente. Oddio, il bandito era. Non penso. Uno dei Firebringer. Cioè, era proprio lui, l'eroe del Firebringer. Cioè, si scoprì che uno di quei banditi non era altro che uno dei portatori di fuoco. I commercianti a cui hanno rubato. Allora, i commercianti che erano stati derubati tornarono da Tinto parlando di come uno dei banditi somigliasse al campione della fiamma, cioè al Flame Champion. Ancora e ancora le nostre caravane sono diventate prede di questi ladri. Alla fine abbiamo appreso che il capo di quei banditi era chiamato Flame Champion dai suoi stessi uomini. Ed è questa ovviamente la motivazione che mi ha spinto a venire qui. Mi scusi, Milady, ancora non capisco perché abbiamo fatto questo lungo viaggio per arrivare in questo posto. Giusto. Le sue avventure personali ti metteranno nuovamente nei guai con le nostre autorità. Non capite? Ogni mercante di tinto è stufo. Ogni mercante di tinto è stufo di questi, diciamo, di questi codardi. Dovete imparare come, diciamo, dovete imparare come avere a che fare con questi tipi. Ah, perché i commercianti di tinto, giustamente, ho capito. Quali codardi? Andando avanti. Poiché qui non è possibile avere ulteriori informazioni, ho deciso di rivolgermi al clan delle lucertole. Ho sentito parlare di attacchi anche da quelle parti, ma Reed e Samus, sono inutili nel navigare nelle Grasslands. Ci hanno messo secoli per portarci da questa parte. Quindi sarete voi, cioè potete guidarmi voi verso il clan delle lucertole? Naturalmente sono pronta a pagarvi per il vostro tempo. Diciamo circa 4.000 poch. Che te ne pare, sergente? Beh, non vedo il perché restare qui possa essere, diciamo, una cosa positiva. Se l'attacco è stato, diciamo, se l'attacco si è diffuso anche verso il clan delle lucertole, dovremmo saperlo. Quindi dovremmo investigare. Va bene. Molto bene. E adesso mettiamoci sotto e lavoriamo ai dettagli. Per prima cosa questo posto. Adesso siamo pronti per andare a Lizard Land. Morto. Questo vabbè è un modo di dire. Parla quanto vuoi, ma questo è il mio lavoro. Cioè preparare i dettagli. Immagino che voi sappiate, diciamo, la strada per raggiungere il clan delle lucertole. Loro usano passaggi sotterranei, che si diramano non molto lontano da qui. Il metodo di viaggio
il loro metodo di viaggio, i viaggi lunghi, sono praticamente le loro più grandi forze. I nostri scout concordano. Un migliore collegamento, no, un importante snodo della loro rete sembra essere un punto sotto le rovine occidentali. Quindi partiremo da lì. Dopodiché, dopodiché mi introducerete al capo del, diciamo, del clan delle lucertole, e non appena saremo arrivati vi darò 2000 più altri 2000 se riusciremo a raggiungere il clan delle lucertole diciamo in modo sicuro. Va bene? Va bene. Buono. Quindi 2000 ora e 2000 dopo. Se questi attacchi, diciamo, coinvolgono anche il clan delle lucertole, dovremmo fare in modo di, diciamo, di capirci di più. Adesso che il nostro piano, diciamo, è stato concordato, prepariamoci a partire. Eh? Milady. Dice, non abbiamo fatto altro che correre in tutti questi giorni e abbiamo, diciamo, lavorato come delle formiche. Non possiamo fermarci una notte e prepararci adeguatamente? Ma siete degli uomini o dei topi? Siete stati addestrati per. Siete stati addestrati, diciamo, per questo, no? Diciamo per battere il ferro finché è caldo, giusto? E allora? Non siete. Allora? Che. No? Facciamo quello che vuole Samus. È più semplice in questo modo. Eh? Ah. Quindi Lily has joined. Reed e Samus has joined. Quindi tutti quanti che sono entrati. Allora, a questo punto io direi di mettere lui qua, così siamo praticamente insieme. Ah, ecco, vedi? E loro invece hanno Tinto, che sono tutti e tre. Però dovrei fare così? Ah no, vale lo stesso Tinto, perché loro tre proprio insieme hanno proprio la formazione Tinto. Ok, va bene così. Ah, partiremo immediatamente. Ah, proprio così, diretto. Ma sai dove stai andando? Come dovrei saperlo? Per questo vi ho assunti. Ah, spero che lei non sia soltanto una bambina. Ok, quindi praticamente siamo pronti per partire. Però direi che per questa puntata è tutto. E noi ovviamente ci becchiamo alla prossima. Adios!